E tra Ebion insieme per un progetto di co-working, in cosa consiste questa collaborazione? Allora, alcuni mesi fa ci siamo incontrati con George, abbiamo subito trovato una comunità di intenti, come si suol dire. E3 produce, idea, contenuti ormai da quasi 14 anni. Bion è una delle principali piattaforme mondiali che distribuisce contenuti, perciò diciamo l'idea che è nata è un po' quella di creare un ambiente condiviso, appunto in un'idea di co-working, e unire fondamentalmente expertise, skill e preparazioni di entrambe le società per cogliere, diciamo, un'opportunità di mercato, appunto, che è quella del native advertising, tutto ciò che rientra un po' all'interno del mondo dei branded content, perciò di contenuti sponsorizzati, in questo caso per i principali clienti. Nello specifico come funziona il native advertising? Allora, diciamo, l'attività fondamentalmente che viene proposta ai nostri clienti è la produzione di contenuti originali ad hoc che vengono poi ridistribuiti attraverso la piattaforma di Bion. Alcune caratteristiche peculiari, diciamo, della forma nativa di contenuti e di branded content sono molto semplici, cioè contenuti devono avere delle caratteristiche ben specifiche, ad esempio devono essere dei secondaggi, nel caso dei video, sicuramente superiori ai 30 secondi classici di uno spot televisivo, devono avere insiti nel contenuto alcune caratteristiche, quali la shareabilità, piuttosto che l'interazione possibile tra utenti. L'obiettivo non è tanto quello di raggiungere grandi masse di utenti in una fase iniziale, quanto invece creare delle long tail, delle code lunghe, grazie proprio alla shareabilità dei contenuti e all'interazione attraverso i principali social network dei contenuti stessi. In Italia è ancora una strategia poco utilizzata, come mai questo? Allora, in Italia purtroppo, come sempre, arriviamo un pochettino dopo, esattamente come è successo per il programmatic buying, piuttosto che come la distribuzione dei video. In Italia siamo circa un anno indietro rispetto ai principali mercati di riferimento. Abbiamo proprio visto durante la conferenza che ci sono però dei dati di crescita assolutamente interessanti, addirittura dell'ordine del 50% all'anno. Probabilmente in questo momento il mercato non ha ancora recepito bene la nuova proposta ed è in una fase valutativa. L'incontro di oggi sicuramente non è solo limitato a richiedere ulteriori investimenti, ma quanto a dare degli strumenti idonei agli investitori per pianificare al meglio il native e il branded content.